Che cosa può fare una centrale d'allarme oltre a fare l'allarme? Perché ho letto su internet che si possono implantare la domotica, tante funzioni con l'app. È vero, il mio installatore mi ha messo solo totale, parziale, acceso, spento, le telefonate e basta. Posso chiedergli di più? Sì, e probabilmente il vostro impianto è in grado di fare cose che neanche immaginate. Anche impianti non esagerati. Vi faccio un esempio: questa centrale qui, che è una centrale assolutamente semplice, non cito la marca che non è fatta per pubblicità, ma ha proprio una sezione dedicata alla domotica. Questo per dirne una. Cosa intendiamo per domotica? È una parola un po' pericolosa, io la uso sempre ma volentieri. In realtà, cosa può fare quindi un antifurto, di domotico? Accensione di luci, magari legato ad un evento d'allarme, ma anche con un SMS, una telefonata, un'app, accensione di luci a comando o magari a gestione a orologio, a una data ora, ma accendi la luce del salotto. Quasi ogni antifurto lo può fare, una cosa del genere. Avete mai pensato che potrebbe gestirvi l'irrigazione del giardino? Perché no? Ribadisco, quasi tutte le centrali d'allarme, un minimo serie, hanno delle possibilità di programmare eventi ad orario e quindi di attivare qualsiasi cosa gli vogliamo attaccare, anche la lavatrice. L'importante è interfacciarla bene, ma questo lo deve sapere il vostro installatore, però può farlo. Quindi accensioni programmate di utenze sono possibili tramite il vostro impianto d'allarme. Perché no? Gestione della caldaia, quindi. Molte hanno la sonda di temperatura e quindi potreste deputare al ruolo di termostato la vostra centrale d'allarme. Anche questa è una cosa possibile, assolutamente senza grosse complicazioni tecniche. Io trovo molto utile la funzione antirapina, implementata su qualsiasi allarme, anche di fascia bassa ormai, che però mi rendo conto, girando perché faccio tante assistenze su impianti non miei, che non viene quasi mai né spiegata né implementata. Di solito o sulla chiave, sul telecomando, sull'organo di accensione e spegnimento che avete, è possibile programmare delle funzioni che attivandole, la centrale, pur rimanendo muta, invia allarmi e telefonate silenziosi che il ladro non percepisce, quindi voi, anche se siete sotto coercizione, state avvisando, le persone che avete scelto di avvisare che siete in pericolo. Anche questa è una funzione ottima. Come, e questa è una cosa che avevo fatto personalmente di recente, c'è la possibilità di collegare i sensori di allarme e dei sensori antimalore. Per cui magari la possiamo mettere addosso ai nostri carichi e in caso di caduta potremmo ricevere una telefonata, piuttosto che loro con una semplice pressione di un tasto potrebbero mandare delle telefonate in caso di malore. Tutte queste cose, se abbiamo un allarme in casa un minimo serio, potremmo averle senza dover raggiungere e quindi spendere in sistemi di protezione aggiuntivi. Ribadisco, non dobbiamo per forza avere a casa un sistema di sicurezza astrofisico. Bastano anche prodotti buoni ma di fascia media e troverete tutte queste funzioni. Se non le avete attive, informatevi presso il vostro installatore se è possibile farlo.